Ciao a tutti! Oggi prepariamo lo spezzatino al pomodoro. Vi do gli ingredienti per 5 persone e sono 500 g di spezzatino, di manzo o di vitello scegliete voi, un paio di cipolle, un paio di carote, un pezzettino di sedano, dell'aglio, logicamente ci vorrà della passata di pomodoro, se vi piace un bel peperoncino, un paio di foglie d'alloro, lui il nostro mitico ingrediente segreto. E poi come spezie avremo un cucchiaino di brodo granulare di verdura e qualche chicco o granello di pepe. Andiamo a tagliuzzare le verdure. Al lavoro! Caldiamo bene una padella e metteremo a rosolare la nostra carne e la facciamo rosolare ben bene. Se usate una padella antiaderente non serve nessun condimento, si riesce a rosolare benissimo, basta solo avere l'accortezza di passare magari pezzettini di carne sul bordo dove bruciacchia. E quando è bella rosolata aggiungiamo le nostre foglie di alloro e l'aglio, il marsala o il vino, le spezie, la salsa di pomodoro, l'ingrediente segreto. Se volete il peperoncino e poi tutte le nostre verdure. Una bella mescolata e dovremo solo aspettare che cuocia. Quando comincerà a bollire, lo copriremo e proseguiamo la cottura girandolo ogni tanto. Quando il sugo si raddensa, togliamo le foglie di alloro. Ed eccolo impiattato. Io lo servo con della polenta, ma potete servirlo con del riso, con delle patate, con quello che vi piace di più. E a questo punto svelerò l'ingrediente segreto. È un bel cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro. Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like e condividetela con chi vuole perdere peso. Ciao, alla prossima ricetta!